Traders ed investitori, benvenuti. Sono Davide Bergamaschi e lavoro sulla piattaforma di Interactive Brokers dal 2011. In questo appuntamento sulla piattaforma andremo a eh, evidenziare tutto ciò che riguarda il nostro account. Vi siete mai chiesti cosa succede quando voi comprate e vendete uno strumento? Ecco, se la risposta è no vi trovate nel posto giusto, tant'è che oggi andremo a toccare i seguenti punti. Andremo a vedere il trade log, la trader dashboard e la eh, finestra account, che è la finestra principale dove sono presenti tutti i eh, nostri movimenti con le nostre operazioni. Altro elemento importantissimo per quanto riguarda la finestra account riguarda appunto un asset allocation, ovvero la consapevolezza di saper allocare in maniera adeguata parti di capitale del vostro portafoglio sui vari strumenti. Come facciamo ad allocare parte o percentuali sul nostro portafoglio se prima non sappiamo cosa succede al portafoglio stesso? Ci torna il tutto molto più complesso. Per questo motivo l'obiettivo di questa sessione sarà andare a togliere tutti i vari dubbi e a rendere il discorso molto più lineare per una gestione corretta del proprio portafoglio. Andiamo subito sulla piattaforma dove Andremo inizialmente ad affrontare il trade log. Il trade log di cosa si tratta? Si tratta di un pulsante presente qua in alto a sinistra dove ehm, sono presenti tutte le transazioni a livello settimanale. Transazioni sia a livello ehm, giornaliero e arrivano fino alla settimana. Inoltre tutte queste operazioni sono sia in entrata che in uscita, quindi è come se fosse un report però a livello settimanale. Per quanto riguarda invece la... un report più avanzato, nel caso volessimo vedere tutte le operazioni che ne so del mese, del... di due settimane, dell'anno, tutte operazioni a livello temporale superiori alla settimana, dobbiamo andare sul nostro account management dal sito e scaricare un report che vi farò vedere come, eh, um, come si fa poi in, uh, prendo occasione nel webinar previsto per uh, lunedì 12 ottobre eh, alle ore 21 farò una sessione totalmente dedicata ai report di interactive brokers il trade log è un pulsante molto dinamico perché ogni volta che noi compriamo o vendiamo uno strumento, qualsiasi strumento sulla piattaforma, inizia a lampeggiare, come se fosse un faro. Facciamo un piccolo esempio, compriamo 20 azioni di Apple, le mando a mercato giusto per velocità, dal momento che l'ho trasmesso il trade log inizierà a lampeggiare, tant'è che se vado a chiuderla, andiamola a mercato per, per motivi di tempo, il trade log inizierà a lampeggiare, come potete vedere sul vostro schermo. Se noi ci clicchiamo sopra, apparirà questa schermata, dove andando a leggerlo per colonne appunto ci fa uno storico o, come vi dicevo, della giornata odierna, infatti oggi è impostato su Tue che sta per Tuesday, ovvero martedì, qua sono presenti tutti gli altri giorni, c'è la possibilità di selezionarli tutti quanti. A livello di colonne in cosa consistono queste voci? SLD sta per sold, ovvero venduto, quindi questa è una vendita mentre bot sta per bout, ovvero comprato. Quindi bot comprato, SLD venduto. Quantità è la quantità, ovvero il numero di contratti, il numero di azioni, la quantità del forex, insomma la quantità che avete utilizzato per entrare o uscire dalla nos nella nostra operazione. L'underlying è il mercato di riferimento, ovvero su che strumento noi abbiamo comprato, barra, venduto una determinata quantità. In questo caso ce ne, vedete ce ne sono numerose sull'SMP, una sull'euro, una su Apple, una su Facebook e ancora Apple ed SMP. La colonna Comb, questa qui cerchiata, evidenzia la ehm, combinazione. Nel caso dovessero esserci delle combinazioni è possibile selezionare questa spunta e verranno mostrate le due gambe. Comunque eh, um, nello storico settimanale ho una combinazione, andiamo a vedere cosa succede di più nello specifico. La colonna successiva è description, quindi la descrizione del nostro contratto, se è un future come per quanto riguarda l'S&P, se è forex, qui nel caso di questo euro, vedete euro.usd cash significa che è forex, se è un'azione come nel caso di Apple e facebook e così via ci sarà option ci sarà future option a seconda ovviamente del contratto che avete selezionato colonna importantissima è quella successiva price la colonna price è il prezzo medio di entrata o di uscita importantissimo perché lì è esattamente il prezzo dove voi siete entrati barra usciti dal mercato che potete vedere anche nella colonna average price questa qui la eh, voce successiva la colonna successiva è currency ovvero la valuta con la quale lo strumento è scambiato prendo al balzo questa occasione per dire che Interactive è un multi currency account quindi noi andiamo a ehm, operare su strumenti in dollari pur non avendoli in carico Molti di voi partecipanti saranno, uh, avranno una valuta base impostata come euro, come si fa a operare su strumenti in dollari fa tutto quanto il broker, ma questo lo vediamo nella seconda parte e soprattutto nel dettaglio che è l'obiettivo principale, il, uh, capire come funziona il discorso delle valute all'interno di Interactive e scoprirete che eh, uh, non è tutto rose e fiori quello che vi dicono le banche la colonna dopo exchange, ovvero il mercato dove noi abbiamo comprato o venduto quello strumento, colonna successiva il time, l'orario di ingresso barra uscita di quel trade, l'ultima colonna è visibile solamente per operazioni di uscita per ovvi motivi, perché è il profitto o perdita realizzato, cioè quanto abbiamo realizzato in profitto o in perdita su ogni singola operazione. Un'altra cosa importantissima del trade log è che noi possiamo fare un filtro a livello di strumento. In prossimità di questa barra bianca io posso mettere per esempio FB e mi mostra nella giornata di oggi perché ho selezionato solo Tuesday, solo le operazioni che ho fatto su Facebook. Se vado a selezionare All e tolgo il filtro Facebook, vedete mi mette le operazioni che ho fatto in settimana tutta, durante tutta la settimana in corso vedete si va dal 30 settembre fino ad oggi dove non è presente la data è perché è oggi tutte le operazioni che ho fatto in questa settimana ne approfitto per andare a mostrare combinazione vedete che ho ehm, un XLE che è una opzione andiamo a fare un filtro così la vediamo molto meglio allora, con le strategie che possono essere sia in opzioni che, eh, che in spread, cosa succede? Se noi andiamo eh, a vedere in descrizione, è presente un riepilogo di, eh, della descrizione, ovvero della strategia che abbiamo messo in piedi. Se clicchiamo su Comb, Vedete un doppio clic mostra entrambe le gambe, quindi con gli eventuali prezzi, con l'eventuale quantità ed eventuali orari. Mostra tutto quanto ciò che riguarda la strategia in sé. Quindi davvero molto molto interessante. Anche a livello ovviamente di, eh, um, diciamo di storico settimanale, per fare un recap magari a fine settimana, è molto utile anche la voce sommario che è presente in alto vicino alla voce trace dove noi possiamo vedere tutti i movimenti che abbiamo eseguito su eh, gli strumenti appunto della settimana anche qui nulla viete di andare a togliere alcuni giorni visualizzare solamente quello che ho fatto oggi quello che ho fatto ieri quello che ho fatto mercoledì scorso e così via quindi davvero molto utile come ehm, come pulsante vi ricordo che per, per dei report superiori alla settimana dobbiamo andare su Account e poi su Account Management Home. Rispondo già a una domanda, è possibile, sì, andare a scaricare dei report anche sulla simulata, quindi la simulata simula esattamente ciò che eh, fa la reale. L'interfaccia che avete in simulata è totalmente identico a quello reale, di conseguenza anche i report è possibile scaricarli con la simulata. Mancheranno alcune voci che sono proprie, diciamo, della... non di un conto demo, ma è possibile farlo senza alcun tipo di problema. Ma quello lo vediamo più avanti. Un altro strumento veramente interessante, penso che molti di voi lo utilizzino, datemi pure un feedback, è la Trader Dashboard. La Trader Dashboard è questa lavagnetta appena sopra a ehm, tutte le varie quotazioni, tutte le nostre cartelle. Trader dashboard che è ehm, a parer mio veramente, ma veramente essenziale, perché di spazio ne porta via poco e ha la fortuna di farci vedere sempre in primo piano come sta andando il nostro conto. È una sorta di medico. Ci fa vedere in un nanosecondo come sta andando il nostro conto. Dopo andiamo a, vi a visualizzare ovviamente tutte le varie voci, cash, net liquidation, eccetera, andiamo a, eh, a spiegarle nel, det nel dettaglio. Un'altra funzionalità di, eh, della Trader Dashboard che non solo mi mostra ehm, tutte le varie voci relative al eh, mio conto, Volendo, se noi clicchiamo sulla chiavetta da meccanico, che è questa qui piccolina, che è la chiavetta della trader dashboard, se noi gli facciamo un clic col sinistro, ci apparirà questa schermata di modifiche della, eh, nostra, del nostro cruscotto del trader in italiano. Noi possiamo sì aggiungere dei dati sull'account, che è questa voce, add account data. Possiamo sì se abbiamo sottoscritto aggiungere delle news, ma importantissimo, un'altra funzione veramente utilizzata è quello di aggiungere un simbolo. Noi se inseriamo all'interno di questo riquadro bianco un simbolo, l'abbiamo sempre a portata di mano. Facciamo un esempio nel pratico. Io sono a mercato su Apple, voglio avere sempre sotto occhio e sotto mano la situazione di Apple io in symbol scrivo aapl gli do invio da tastiera prendo stock smart che tutti quanti ormai voi sapete cosa significa gli do applica e ok vedete che qua in alto nella trader dashboard tra le varie voci dell'account abbiamo il nostro apple con la quotazione con una variazione in punti con una variazione in percentuale ovviamente un piccolo consiglio personale, la Trader Dashboard è, è molto utile se si utilizzano poche voci, non andiamo a riempirla in maniera atomica, altrimenti a sto punto mi faccio una mia cartella utente, inserisco al suo interno tutti i titoli che mi interessano e ho sempre in una cartella i miei 10 o 15 titoli, finché sono 4 o 5, secondo me va bene. Se sono un po' di più, dopo inizia a perdere un attimo di valore, di funzionalità per quanto riguarda la, il suo scopo e perché è stata creata. Però ognuno ovviamente può andare a inserire tutto quanto e anche le news di mercato. Concentriamoci sulla finestra account. Finestra account che prima erano tre pallini verdi, in ogni pallino c'era una valuta, adesso sono diventate due pile di monetine perché avesse ancora i tre pallini ha semplicemente la piattaforma eh, della versione precedente, non cambia nulla, quindi non, non spaventatevi perché se ci clicchiamo sopra la finestra è esattamente quella che vedete in questo momento, quindi datemi un istante che la vado ad aprire. Questa è la finestra del vostro account, sia con i tre pallini verdi che con, uh, con le monetine, con la nuova versione. Allora, la finestra account è divisa in varie sezioni. Prima sezione ci sono i bilanci, quindi qua ci sono i balances, la parte appena sotto ci sono tutti i requisiti di margine, la parte sotto sono ehm, la liquidità disponibile per eh, effettuare altri trades, la parte centrale con tutti quelle valute in lista con dei cash in più, in meno, si ha molta difficoltà sempre a capire perché, al termine di questa sessione tutti quanti voi saprete andare a, eh, a riconoscere e a comportarvi in modo profittevole con queste valute, quindi andiamo a concentrarci molto su questa parte cerchiata. Appena sotto piccolino Fonte di, numerosi do, di numerose domande, FX Portfolio, poi vi dirò anche perché è fonte di eh, tantissime do domande da parte voi trader, è FX Portfolio. L'ultima voce, come abbiamo anche in piattaforma, abbiamo un riepilogo di tutte le nostre posizioni che abbiamo attualmente a mercato. Anche qui, nell'ultima voce, ovvero Portfolio, possiamo sì andare a fare un filtro, per eh, lo strumento, per la valuta base, per il tipo di strumento e così via. Altra cosa importante, a differenza del trade log, in portfolio ci sono tutte le posizioni aperte, quindi solo quelle aperte, mentre in, eh, nel trade log ci sono sia quelle aperte, se noi decidiamo di comprare in questo istante un titolo o di venderlo ovviamente, apparirà sì in portafoglio ma anche nel trade log quando noi decidiamo di chiudere il, il portafoglio allora eh, um, non si permette di visualizzarlo ma finisce solamente nel trade log o nei report concentriamoci sulle varie voci adesso, adesso che abbiamo fatto una rapida carrellata di tutto quanto allora prima voce net liquidation value significa quanto a quanto ammonterà il mio cash, il mio portafoglio, nel caso decidessi di chiudere tutte le posizioni che ho a mercato. Quindi se io torno flat, ovvero chiudo tutte le mie posizioni a mercato, il mio nuovo portafoglio avrà questo valore. La voce sotto, cash, indica attualmente a quanto ammonta la, il mio portafoglio, quindi Tiene già in, non tiene in riferimento scusate le posizioni che ho aperto quindi attualmente il mio cash è inferiore al net liquidation value quindi in sostanza se decidessi di chiudere tutte le mie posizioni aperte il mio cash aumenterà di, ehm, di valore. La parte dei margini, margin requirements, è divisa in due parti, current initial margin la prima e current maintenance margin. Margine iniziale e margine di mantenimento. Cosa significa? Allora, il margine iniziale è l'importo che il broker ci chiede quando noi decidiamo di aprire una posizione, a prescindere che la si compra, a prescindere che la si venda. Quanto ci chiede il broker per comprare, barra vendere, in sostanza aprire una posizione. Facciamo un piccolo esempio tornando sulla piattaforma così... Vediamo anche dove lo si può visualizzare. Io voglio comprare, che ne so, 800 Apple. Faccio tasto destro sull'ordine, check margin impact. Questo valore che vi sto evidenziando, allora questo è il margine iniziale, questo è il margine che mi chiede il broker per aprire la mia posizione. Questo margine... È, um, di solito allora con le azioni americane è un quarto del suo controvalore nominale infatti ci va anche bene che è un valore abbastanza semplice da calcolare il controvalore nominale ovvero prezzo dell'ask um, dell che abbiamo selezionato che è 111.01 per numero di azioni 800 ci genera un controvalore nominale che è amount in particolare a 88.800 dollari. Il broker non ci chiede tutto quanto l'importo per poter aprire la posizione, ci chiede un quarto, ovvero 22.200 dollari. Cosa importantissima che, soprattutto con uh, i future, per chi li tiene per più giorni, quando il mercato è chiuso, i margini raddoppiano. Anche le azioni... Quando ehm, il mercato chiude alle 10, il margine richiesto sarà non 22.200 ma il doppio. Per, po per poter consultare tutto quanto, basta andare su un qualsiasi Future, fare un doppio clic col sinistro sul Future che ci interessa, ci aprirà i dettagli del contratto, eccoli qua. Le voci che ci interessano sono queste, Intraday Initial, cioè quanto ci chiede per aprire in questo caso un contratto sull'SP e vedete che in overnight, ovvero quando il mercato è chiuso, se vogliamo tenerla per più giorni, il margine raddoppia, infatti 3006,50 dollari per 2 fa 6013 dollari. Quindi attenzione soprattutto per, in un'ottica di... Eh, asset allocation attenzione che i margini in overnight cioè quando il mercato è chiuso se noi abbiamo ancora una posizione aperta i margini raddoppiano ovviamente questo margine quando noi chiudiamo l'operazione ci viene ridato torniamo un secondo su apple e entriamo con un 200 azioni noi lo trasmettiamo lo mandiamo a mercato per far prima, ok, ci avrà chiesto un tot di margine, se noi decidiamo di chiuderla, quindi tasto destro close e facciamo sempre controllo impatto margine, vedete che ora il margine nella voce che abbiamo visualizzato prima sarà negativo, in particolare è meno 5551, cosa significa? Che il broker ti ridà quell'importo che ti ha chiesto inizialmente per poter aprire la tua posizione. È una sorta di cauzione, mettiamola così. Ovviamente il margine è presente con, su, tutti, uh, su tutti gli strumenti e per chi ha conti superiori ai 110.000 dollari, col portfolio margin si hanno numerosi sconti sulla marginazione, eh, purtroppo non c'è una regola fissa col portfolio margin, anzi per fortuna, perché si fa riferimento non solo all'operazione che noi vogliamo comprare o vendere, ma il portfolio tramite un algoritmo che sinceramente è alquanto complesso, ti va a calcolare anche tutte le operazioni che hai aperto in quella valuta, tutte le strategie barra derivate su quello strumento e ti fornisce uno sconto sul margine quindi davvero molto interessante come eh, um, come calcolatore di eh, marginazione tornando sul nostro caro account il margine iniziale in questo caso che mi chiede eh, che ho eh, utilizzato per le mie posizioni è di 36.861 dollari eccolo qua il margine di mantenimento, anche qui è uh, soggetto di moltissime domande uh, abbastanza uh, preoccupanti per quanto riguarda cosa significa questo mantenimento, mi tolgono liquidità, devo contare tutto per due, il margine di mantenimento non è nient'altro che un valore che sta a determinare quanto serve nel cash, quindi margine, il margine di mantenimento fa riferimento al cash e si dice quanto dobbiamo avere come minimo nella liquidità affinché le posizioni che io ho attive rimangano aperte. Quindi mantenimento io per mantenere in piedi le mie posizioni devo avere questo importo, che evidenzio solo quello così non creiamo confusione, questo importo come minimo devo averlo nel cash, altrimenti io non posso sostenere tutte le posizioni che ho aperto e vado in richiamo di margine il broker andando vedendo che ho una bottiglia da un litro e mezzo e voglio inserire 1,7 litri non potendo andare a, eh, a sostenere tutto quel peso inizia a chiudermi posizioni tornando al mio limite di un litro e mezzo ok Ditemi se è tutto ok così. Possiamo fare una... possiamo andare avanti. Ok? Le sapevate queste cose? Ok, ok. Ok, perfetto. Molto, molto bene. Ok, perfetto. Andiamo al available for trading, ovvero quanto abbiamo a disposizione per tradare. Current available funds, cosa significa? Quanto abbiamo ancora a disposizione per tradare, quindi per aprire nuove posizioni su strumenti che vogliamo, oppure quanto noi teniamo affinché le posizioni che abbiamo aperto rimangano in piedi quindi gli available for trading non sono tanto d'accordo con la definizione for trading perché possiamo sì utilizzarli per nuovi trades per nuove operazioni ma possiamo anche tenere il nostro eh, capitale a disposizione per far sì che le mie operazioni già aperte rimangano in piedi perché effettivamente una volta che noi abbiamo molte posizioni a mercato, quello che conta, quello che ci, che ci uh, avanza è il Current Available Funds, che è dato dalla differenza tra il mio, eh, um, il mio netto e i margini che ho impiegato in questo momento. Quindi i Current Available Funds sono i fondi a disposizione in questo momento. Questa voce ve la lascio per ultima, quindi vi lascio la, la, la sorpresa alla fine. FX Portfolio, anche qui teatro di mille battaglie sulle, uh, sulle domande che, uh, che mi avete posto in tutti questi anni. FX Portfolio mostra eh, um, solamente tutte le posizioni in Forex. Qui c'è solo Forex. Vedete, ora è vuota perché col, nel Forex io non ho... Attualmente nulla a mercato. Facciamo un piccolo esempio. Andiamo a comprare o a vendere. Adesso vediamo un attimo. Allora, eh, allora, andiamo su euro... No, anzi no, dollaro franco svizzero. Andiamo a comprarlo. Ok, siamo appena entrati. Se torniamo su account, vedete che in FX portfolio è presente il mio forex usd.chf. FX portfolio sta per forex portafoglio, quindi eh, Interactive ha deciso per i vantaggi che vi spiegherò tra poco, di tenere una sezione totalmente distaccata da, eh, per quanto riguarda ovviamente il forex, da tutte le altre posizioni, infatti è presente, come abbiamo visto prima nella carrellata, un portafoglio dove c'è dentro Apple, dove c'è dentro è un, questo è un bond dove si è dentro questa strategia in opzioni e il portafoglio è totalmente distaccato dalla, ehm, da tutte quante le altre posizioni, il portafoglio del Forex. Altra cosa che sicuramente vi sarà capitata, vedo anche tra i numerosi partecipanti, se per errore, maledetti toccate su quella freccettina alla sinistra di FX Portafoglio, questa posizione sparisce. Vedete? È nascosta come sezione. Il problema, è che vedete, anche sulla piattaforma, questa posizione è nascosta. Noi abbiamo comprato USDCHF, che è questo qui, e vedete che qua non ci sta più nulla, perché è nascosta dal, dal nostro account. Se noi torniamo e riclicchiamo su eh, quella benedetta freccia che si trova qui alla sinistra di FX Portafoglio, riappare il nostro carissimo dollaro contro il franco svizzero e la posizione è magicamente tornata. Quindi attenzione se avete delle posizioni in Forex, e posizioni in Forex intendo a livello speculativo quindi mercato idel pro che è quello di default quindi anche qui non vorrei suscitare più dubbi che, eh, che, che eh, diciamo risposte alle vostre domande di default quando voi comprate sul forex il mercato è già stato impostato come quello standard per intendersi quindi non, non preoccupatevi e eh, operate senza alcun tipo di problema attenzione vi dicevo a quella freccettina che vi nasconde o, in, uh, in caso di, uh, <ride> diciamo, uh, di, come per risolvere il problema, andiamo a rimettere con tutte le vostre posizioni in, uh, in forex. Ultima sezione di oggi dell'account, una delle più importanti, come prima in modo abbastanza arrogante ho detto basta dare soldi alle banche e vi dico anche il perché. Adesso è arrivato il momento. Allora, Interactive, come ho accennato anche prima, è un multi-currency account. Noi abbiamo una valuta che può essere tra le più uh, conosciute euro o dollari. Successivamente, cosa possiamo fare? Dato che noi, avendo un conto per esempio in euro, dobbiamo andare a operare su strumenti che sono scambiati in dollari, per esempio, azioni Apple, per esempio l'euro-dollaro stesso, il Forex, per esempio l'SP, insomma tutti altri strumenti che sì si possono fare sulla piattaforma, non dovete aprire 12.000 conti per fare tutte le vostre operatività, si fa tutto in uno, inoltre automaticamente il broker cosa fa? Ci converte quanto ci chiede di margine l'operazione dai nostri euro ai dollari. Questo è quello che fa il broker in condizioni standard, diciamo. Adesso andiamo a vedere come ottimizzare il processo. Facciamo un piccolo esempio. Quanti di voi hanno un conto in euro e operano su strumenti prevalentemente americani? Direi una, una buona percentuale, adesso senza entrare nel dettaglio comunque. Una buona percentuale ha un conto in valuta base euro e opera su strumenti in dollari. Cosa si può fare? Interactive dà la eh, possibilità di convertire parte dei nostri euro. La percentuale ovviamente è soggettiva, non, non è presente una regola fissa, ma ovviamente dovete... Eh, uh, adattarla alla vostra percentuale, alla vostra operatività, quanto operate, su che strumenti, quanto margine vi serve. Interactive, dicevo, dà la possibilità di convertire parte dei nostri euro o volendo anche tutti i nostri euro in dollari. In questo modo che vantaggi abbiamo? Quando noi andiamo a operare su strumenti tradati in dollari e abbiamo solamente degli euro a disposizione, Interactive, come accennato prima, ci va a eh, convertire in base al cambio attuale, mi raccomando attuale, non come fa le banche il peggiore di giornata, quello che ne hanno voglia loro, il cambio attuale viene eh, utilizzato per dare la disponibilità dei dollari, per far sì che possiamo comprare o vendere tutti i nostri strumenti americani, come inglesi, come eh, giapponesi e così via. Il broker però giustamente ci chiede una, eh, un piccolo interesse, con l'interesse si parla sempre di, eh, di millesimi addirittura in alcuni casi, ma il che vada sono uno o due centesimi, quindi si parla veramente di, di sciocchezze. Però noi cosa abbiamo? Abbiamo un conto che è totalmente esposto dal lato euro e operiamo su strumenti americani. Le cose diciamo, non iniziano a eh, viaggiare in parallelo, iniziano a scontrarsi. Cosa si può fare? Tramite una semplice operazione di conversione di valuta, non sto parlando di speculazione, quindi non è il mercato di default che ho accennato prima, ma di conversione di valuta, noi possiamo andare a bilanciare il nostro portafoglio. Per esempio, metà in euro e metà in dollari. Ok? Adesso andiamo a vedere come si fa. Datemi prima un feedback. Ok, perfetto. Allora, questa operazione si chiama Forex Conversion, che è il mercato, tra virgolette, perché non è un mercato di speculazione, ma è un mercato solamente di conversione di valuta, e permette appunto di andare a bilanciare il nostro portafoglio. Prima di andare a vedere come si fa, giusto qualche vantaggio, se noi abbiamo il conto al, che ne so, abbiamo 10.000 euro e la metà li andiamo a convertire in dollari, adesso andiamo a vedere meno male quanto sarà, sì saranno un 5.500, sì qualcosina all'incirca sui 5.200, 5.300 in dollari, cosa succede? Se ne abbiamo la metà in euro, e metà in dollari, siamo innanzitutto siamo eh, praticamente al di fuori del cambio di giornata, perché se in quel momento l'euro dollaro va su del 1,5%, quindi fa un movimento veramente forte, noi abbiamo sì più euro e eh, meno dollari, se invece l'euro dollaro inizia a crollare, tenendo sempre come percentuale il meno 1,5%, quindi ad indicare un forte movimento, ne avremo sì meno euro ma più dollari avendo sempre un 50-50, abbiamo il conto totalmente bilanciato e a livello di eh, rischio per quanto riguarda il cambio non abbiamo alcun problema. Questo è assolutamente eh, il primo vantaggio che è fondamentale. Secondo vantaggio di avere eh, diciamo, la disponibilità della valuta dove noi andiamo a operare sui vari strumenti, è quella di eh, um, avere tra virgolette fisicamente i nostri dollari, io faccio sempre l'esempio conto in euro, voglio tradare strumenti in dollari, se io ho già fisicamente, ovviamente tra virgolette, i miei dollari, il broker vede già che io ho la disponibilità, non mi chiede nessun tipo di interesse. Come se io eh, devo andare a, eh, a comprare un'arancia, la divido in due, mi serve solamente il lato sinistro che è un attimino più piccolo rispetto al lato destro e, e il broker vede già che ho la disponibilità di eh, utilizzare o usufruire del lato più piccolo, non mi chiede degli interessi per quanto riguarda la mia operazione perché ho già bilanciato... E ho già a portata di mano tutto ciò che mi serve per poter entrare a mercato. Andiamo a fare un esempio. Allora, qua con gli euro, ok, io ho un conto, eh, farò l'operazione opposta, dato che io ho una valuta base su questa piattaforma simulata in dollari e facciamo l'operazione opposta, voglio tradare degli strumenti in euro. Come si fa? clicco col sinistro su euro dollaro, che è il cambio di riferimento. Vado su order in alto. Apparirà questa finestra. A questo punto la prima cosa da fare, che è la voce più anzi la seconda voce più importante di questa schermata è la mia azione. Piccola domanda, così vediamo se è, uh se eh, mi avete seguito durante questo percorso. Se io ho dollari come valuta base e voglio euro, cosa dovrò fare di azione, o meglio, dovrò comprare o vendere l'euro-dollaro? Io ho dollari e voglio euro. A voi la risposta. Dovrò comprare l'euro dollaro o dovrò venderlo? Se io ho dollari, vediamo i coraggiosi che... che mi danno una risposta. Ok, sì, esatto dovrò comprarlo, perché nel forex io compro sempre la prima valuta e vendo la seconda. Nel caso io dovessi vendere una coppia, vendo la prima valuta e di conseguenza ricompro la seconda. Io in questo momento cos'ho? Io ho a disposizione tantissimi dollari e voglio euro. Quindi se io ho, che ne so, 1000 dollari, ok, e voglio degli euro, se il cambio è euro.usd, io devo vendere eh, dei dollari, quindi dovrò comprare l'euro. Ok? Quindi l'azione in questo caso è compro euro e vendo dollari, quindi buy. In, nel caso di molti di voi eh, avete la situazione opposta, quindi avete a disposizione degli euro e, eh, uh, e avete la disponibilità, eh, dovete avere la disponibilità dei dollari, quindi in quel caso sì che venderete euro e comprerete dollari. La pagina sotto riguarda la quantità, ovvero quanti, Dollari in questo caso, nel mio caso, voglio convertire in euro, per esempio mettiamo 3K, ovvero 3000, gli posso, altro punto favore, gli posso decidere io il prezzo. Non, non è Interactive non è una banca che prende il cambio peggiore di giornata e dopo arrivo anche dal punto di vista commissionale, non, non preoccupatevi. Interactive prende, eh, ti fa scegliere automaticamente il prezzo. Se vuoi che l'euro dollaro arrivi a 1,40 e vuoi cambiarlo solo se arrivi a 1,40 è possibile farlo. Non è una transazione che va fatta in modo immediato. Lo si può fare, ovviamente ci facciamo furbi, lo facciamo e lo sfruttiamo a nostro vantaggio. Quindi quello che soprattutto per chi ha dei conti abbastanza grandi, il cambio euro-dollaro per questo tipo di operazioni è decisamente da prendere in considerazione. Ricordo eh, uh, esperienze di, uh, di qualche mese fa, molti trader hanno guadagnato senza entrare a mercato con il cambio forex conversion, con questo cambio hanno diversificato il loro portafoglio hanno convertito se non, uh, non il 50 50 perché per ovvi motivi sei bilanciato, hanno convertito una parte inferiore dei loro euro, li hanno convertiti in dollari e da quel cambio ci hanno guadagnato. Quindi uh, hanno convertito l'euro, non so se era 1,30, adesso non ricordo lo specifico, e uh, hanno decisamente guadagnato senza entrare a mercato praticamente. Seconda voce importantissima da eh, modificare, questa assolutamente va modificata, non c'è né domanda né, né tranello eccetera, è la destinazione. Ideal Pro, come dicevo, è il mercato di speculazione, non ci interessa, noi non andiamo nel forex, noi andiamo nella conversione di valuta, selezioniamo appunto FX conv, che è la voce appena aperta la finestrella lì non, non entreremo a mercato tant'è che adesso appena trasmettiamo l'operazione non abbiamo una situazione simile al nostro dollaro col franco svizzero non avremo assolutamente nulla perché non siamo a mercato una volta impostato a secondo il nostro ordine facciamo un preview giusto per sapere quanto ci danno in uh, in questo caso in uh, come si dice, in, in euro. Questo messaggio centrale in, in giallo dice solo che Interactive eh, sotto i 20K eh, lo considera come quantità minima, quindi nulla di, eh, uh, nulla di preoccupante. Trasmettiamo, andiamolo a market giusto per far prima. Facciamo un update. Ok, perfetto. Andiamo a controllare subito sul nostro conto. E vedete che il mio nuovo saldo è il seguente. Non è più una piccola parte, ma... 3.000 e passa euro, quindi sto già bilanciando il mio portafoglio. Altra piccola cosa per, per concludere questa parte che è interessantissima, nel senso, molte eh, grosse aziende cosa fanno? Aprono un conto su Interactive, fanno giusto uno o due operazioncine al mese, giusto per non pagare interessi eh, di inattività e lo sfruttano, soprattutto se sono aziende... Eh, dedicate e che hanno una, eh, um, uno sviluppo tra import ed export loro aprono un, co un conto molto grande e fino a 100.000 di quantità le commissioni andate a dirlo alla vostra banca sono la bellezza di 2 dollari e 50 queste sono le commissioni fino a 100.000 di quantità che siano euro che siano um, dollari, sterline e così via. Quanto vi fa pagare la vostra banca per fare un bonifico o per fare un cambio di valute di questo tipo? Non voglio nemmeno saperlo, altrimenti dopo mi arrabbio. Sfruttiamo la piattaforma. Può sembrare un concetto inizialmente difficile, per questo c'è Assistenza Brokers, che vi dà una mano per personalizzare quello che è il vostro ambiente di lavoro. Sfruttiamo tutte le potenzialità che ha la piattaforma. Avete tutti quanti voi al vostro fianco un team che è qua dalle 8 e mezza alle 10 di sera, quindi se c'è qualche problema, se c'è la necessità, si può lav lavorare insieme, entrambi avremo i nostri benefici. Ultima eh, um, voce di oggi, una volta che si eh, um, accusano dei crediti o debiti su valuta, tant'è che se io, ehm, tornando ai 10.000 euro iniziali, se io ho 10.000 euro, non ho convertito, non ho fatto nulla, ho comprato 20 Apple, le ho chiuse dopo un mese, ho guadagnato 100 dollari, io avrò, tra le varie valute, avrò sì il totale in euro, avrò sì la mia colonna euro con l'importo di 10.000, avrò anche USD e avrò il numero 100, ovvero tutti, tutto questo per dire, ogni volta che noi compriamo o vendiamo strumenti che sono tradati in valuta diversa, essi non vengono rendicontati subito in valuta base, non si trasforma tutto quanto in valuta base, siamo noi, manualmente, a decidere quando ne vale la pena. Stesso discorso ovviamente lo si fa quando è uh, Accusiamo delle perdite, non ce le portiamo troppo in là, perché si pagano, essendo delle perdite, degli interessi passivi. Noi siamo in debito di quella valuta, di un certo importo, quindi andiamo a chiuderla e ripristinare tutto in valuta base. Cosa significa ripristinare tutto in valuta base? Significa cliccare col tasto destro del mouse, per esempio sul franco svizzero ho questo cash di, eh, in debito di oltre 49.000 franchi, quasi, eh, quasi 50.000, io clicco col destro del mouse, faccio close currency balance, ovvero chiudimi questo mio debito, così non pago più interessi, e tramite un'operazione identica a quella che abbiamo fatto ora tutti insieme con l'euro dollaro, mi riconverti tutto in valuta base. Apparirà questo messaggio, gli diamo l'ok. Ok. Qua sotto ci sarà il nostro ordine, non è indicato il mercato ma non è quello speculativo, quindi qua vedete siamo già a mercato, ci va a togliere tutto quanto per ripristinare il mio debito iniziale in franchi. Altro esempio, ho questa plusvalenza, questo credito di 224 dollari canadesi, clicco col destro, voglio chiudere, voglio riportare tutto in dollari, close currency balance. Gli do l'ok, okay. eccola qua in basso, trasmetti, torniamo sull'account, ho dato aperto il trade log, Pardon. abbiamo un valore praticamente azzerato, sono tutti arrotondati per eccesso a eh, questi valori, quindi se vedete uno in verità è non so se 10 100 o 15 100. Se ovviamente vogliamo fare un reset totale di tutti i nostri crediti e debiti in valuta, noi clicchiamo sì col destro sulla, su una delle tante valute, prendiamo la seconda voce, non chiudermi solamente la valuta che ti ho selezionato, ma tutte quante le valute che non hanno a che vedere con la valuta base. Guardate un po' cosa succede. Qua chiuderà tutto quanto. Aspettate un secondo. Ok, ok, ok. Ok, qua inizia a fare tante piccole operazioni. Guardate il risultato sul vostro account. Tutto quanto azzerato. Ora ho rendicontato tutto in dollari. Ok? Immagino sia un po' complessa come, uh, diciamo come parte, però è veramente fondamentale eh, sapere almeno di cosa si tratta e come ci si muove al suo interno. Quindi gradirei un ultimo feedback. Poi ovviamente vi invito sempre, tanto che mi scrivete tutti i vostri dubbi e perplessità, su Community Forum trovate... La sezione domande e risposte, l'ultima qua in basso, fate un clic qualsiasi sull'immagine, al suo interno potete si sì scaricare i settaggi sulla piattaforma che settimanalmente vado ad aggiornare, quindi per rimanere sempre aggiornati con una, eh, un layout, una struttura simile a quella che avete appena visto durante questo percorso. In domande tvs se cliccate su new topic... Ricordatevi prima sempre, mi raccomando, di fare il login in alto a destra. Se cliccate su New Topic, inseritemi tutte le domande di questo webinar che nella giornata di, eh, di domani faremo un domande e risposte, domani sera alle ore 21, compresa la domanda di, uh, di Roberto. Andremo a rispondere dalle 21 alle 21.45 a tutti i vostri dubbi e perplessità sulla piattaforma. Sarà proprio, sarete voi veri protagonisti del, dell'evento, io sono solamente il braccio e voi la mente. Altra cosa importante, ehm, questa sera faccio in particolare un evento, quindi andate in calendario eventi, su ehm, Trader Workstation i trucchi per chi ha poco tempo. Quante volte vi sarà capitato che voi abbiate uh, una mezz'oretta al giorno, in, uh, pratiche, ovviamente in giorni particolarmente difficili per seguire i mercati, eccetera. Andiamo a vedere nell'evento di stasera i vari trucchetti per andare a ottenere quello che vogliamo e eh, proprio ammazziamo tutte le varie tempistiche, sia a livello di grafica, sia a livello di, uh, di inserimento ordini che di chiusura. quindi se anche voi, come me, avete poco tempo per utilizzare la, la piattaforma, gradirei una, una vostra presenza a partire dalle ore 21, sempre sul calendario eventi di Assistenza Brokers. Signori, grazie a tutti per l'attenzione, vi ricordo nuovamente l'appuntamento di, uh, di stasera. Se avete delle domande, andatele pure a inserire nella sezione del nostro forum, Domande TVS, e mi raccomando, non dimenticatevi, sempre da community, il nostro blog, l'appuntamento quotidiano, non solo notizie, ma anche strategie operative e le registrazioni degli eventi del giorno prima. Grazie a tutti per l'attenzione e vi aspetto stasera.